Un solo argomento, esaminato e discusso da diverse prospettive, tutte rigorosamente scientifiche, frutto di un'intensa attività di ricerca, quella delle scuole universitarie superiori. Qui a Pavia, allo IUS, si parla di cibo, benessere alimentare, è il titolo della tavola rotonda che suscita particolare interesse tra i giovani alla vigilia della scelta della loro università. Beh, il benessere alimentare è un tema, diciamo, di grandissimo interesse, di grandissima attualità e purtroppo per problemi di sostenibilità, per problemi legati anche alle crisi attuali ci confrontiamo col nostro piatto quotidiano ogni giorno. Dobbiamo inevitabilmente soppesare quello che ci fa bene rispetto a quello che possiamo fare quotidianamente. Quindi è un tema, secondo me, importante anche per le generazioni future. E su cui nelle tre scuole universitarie superiori coinvolte si fa ricerca di frontiera, di grande qualità, di avanguardia. Sì, è una ricerca che è a tutto tondo, una ricerca che parte insomma dalle basi proprio dell'utilizzo dei nutrienti nella nostra dieta alle basi di neuroscienze, quindi comunque ai correlati in ambito patologico e in ambito fisiologico, per capire meglio i meccanismi sottostanti a problematiche come l'obesità, i disturbi alimentari e inevitabilmente anche l'utilizzo di queste risorse per il futuro. Questo concetto non è la sua una lezione vera e propria, tiene a dire subito Vincenzo Leonetti, medico e docente universitario. Lo comprendiamo anche dal titolo, in fondo, Accendi un gene a tavola con l'aristoceutica. Sì, è un titolo che ricorda un po' un musical, no? Aggiungi un posto a tavola. In questo caso accendiamo un gene a tavola grazie agli alimenti che selezioniamo. Oramai la medicina si dedica a nuove frontiere e queste nuove frontiere devono appartenere anche ai medici del futuro. Chissà che l'appetito non venga mangiando. Cos'è l'aristoceutica? L'aristoceutica è una nuova branca della scienza dell'alimentazione, è nata a Pisa, alla Scuola Superiore Sant'Anna nel 2015, è una parola macedonia, come dice l'Accademia della Crusca, fusione di ristorazione nutraceutica, e vuole cercare di confezionare i cosiddetti pasti funzionali. L'insieme di alimenti che fanno bene combinandosi, potenziano l'effetto, lo riducono, l'aristoceutica darà risposte. Alimenti da consumare non solo a casa, dove è più facile, ma appunto all'esterno, al ristorante. Sì, ad esempio anche nelle mense degli ospedali, nelle mense delle scuole, delle industrie. A volte teniamo maggiore conto della caloria e dimentichiamo che molti di questi alimenti sono piante officinali con delle chiavi capaci di attivare geni e far indossare elmi ed armature. Cosa fa bene soprattutto? Ma fa bene innanzitutto variare. La dieta deve essere varia, deve essere una dieta mediterranea, perché sappiamo essere salutare, e aggiungere alimenti come l'orzo perlato o i broccoli o i cavoli che consentono di difendersi. Oseremmo dire che col cavolo vi curiamo. Il nostro peso, l'appetito che abbiamo sono aspetti a cui teniamo molto e che non dipendono soltanto dalla nostra pancia, anzi è tutta una questione di testa alla fine. In realtà sì, perché la maniera in cui mangiamo e la maniera in cui il nostro corpo consuma l'energia non dipende dallo stomaco, che contiene il cibo che assumiamo, ma piuttosto dal cervello, che ne controlla l'attività e controlla il nostro comportamento nutritivo. Quindi quando ci sono delle situazioni in cui si pesa troppo poco, non è sufficiente dire mangia di più o mangia di meno. Che studi fate in particolare su questo tema voi? Io sono un ricercatore di base che si occupa di fisiologia del sistema nervoso e cerco di capire la maniera in cui i neuroni di alcune strutture molto particolari del cervello, in particolare dell'ipotalamo, controllano proprio la maniera in cui, in questo caso modelli animali, mangiano e consumano energia, e cerco di capire quali sono le molecole che si occupano di controllare questo processo. La cosa più importante che avete scoperto qual è? Una delle cose più importanti è che la maniera in cui topolini vengono allevati sin dalla nascita con uno stile di vita sano è in grado di letteralmente programmare la maniera in cui i neuroni sono in grado di gestire il peso corporeo e la nutrizione. La ricerca su questo tema è particolarmente avanzata anche qui a Pavia. La scuola IUS ha portato già ad alcuni importanti risultati che Giulia Mattavelli ora condivide con gli studenti più giovani. Sì, io oggi ho parlato di come le neuroscienze cognitive in particolare, si occupano dell'alimentazione, quindi
ho presentato una serie di studi su come appunto il nostro cervello elabora lo stimolo del cibo, ma anche la percezione corporea, le emozioni, di come tutto questo si integra di fatto per guidare il nostro comportamento alimentare e come le neuroscienze studiano appunto questi aspetti. Ci dice in sintesi naturalmente un aspetto particolarmente rilevante delle ricerche che avete fatto, una scoperta particolare. Beh, una cosa che mi viene in mente è che ho presentato brevemente, anche perché è un articolo che spero pubblicherò con un'allieva che è appena uscita dalla scuola, riguarda proprio le aree del cervello che si occupano nello stesso momento, comunque nello stesso modo, di regolare le emozioni, ma anche di regolare il nostro desiderio per il cibo. Quindi questo è un esempio appunto di come vengono studiate le attivazioni cerebrali su due compiti diversi, ma che sappiamo essere integrati ed essere cruciali nel guidare il nostro comportamento. Insomma, emozioni e cibo sono governate allo stesso modo? Non proprio allo stesso modo, perché anche qualche differenza l'abbiamo trovata. Il cibo richiede forse uno sforzo in più di inibizione, quindi dobbiamo inibire un po' di più il cibo rispetto alle emozioni e dobbiamo sentire un po' di più il nostro corpo quando dobbiamo governare il desiderio per il cibo rispetto alle emozioni. A cosa porteranno queste ricerche? Ma allora l'idea è quella di sicuramente spiegare meglio il meccanismo e poi quindi di dare anche degli spunti per possibili trattamenti di neurostimolazione, di neurofeedback, quindi come regolare il nostro cervello per regolare anche il nostro comportamento. Sempre nelle 3 settimane della Scuola di Orientamento Universitario 2022, tornata finalmente in presenza, il giorno centrale è stato quello del confronto a più voci. Adesso sul cibo, prima sulla guerra in Ucraina e sul cambiamento climatico e crisi energetica. Un modo intelligente per stimolare studenti e studentesse a cui credono molto docenti e ricercatori. Credo che sia un bel momento, già vissuto in altre edizioni della Scuola di Orientamento, ed è un momento di confronto importante anche per chi sceglierà dei percorsi completamente diversi. Confrontarsi con chi si pone dal punto di vista della ricerca in ambito clinico o scientifico può dargli degli spunti per quello che è il loro futuro. È utile a questi giovanissimi perché in questa maniera capiscono già che le scoperte scientifiche passano sempre attraverso il dialogo fra persone con competenze molto diverse fra di loro e che apparentemente sulla carta potrebbero non parlarsi. Invece è proprio cercare una sintesi che aiuta l'avanzamento della scienza. Oggi abbiamo visto come il cibo può essere un argomento davvero che tocca tantissime discipline, che è studiato da tantissime discipline, e quindi forse a seconda di quello che oggi i ragazzi hanno colto come più interessante, l'aspetto che li ha incuriositi di più, può guidarli verso una disciplina rispetto a un'altra. In fondo lo stesso ruolo del medico è cambiato molto negli ultimi tempi. Il medico oggi è una figura trasversale e come tale deve saper parlare tante lingue. L'alimento non è più soltanto ragione di male, ma può essere anche ragione di bene. Quindi saper consigliare una dieta durante la somministrazione di un farmaco, durante la cura di un paziente, è importante ed è basilare. Poi dietro c'è tanta ricerca e quindi parlare di cibo significa parlare di scienza. Interdisciplinarietà significa visione d'insieme, confronto continuo, apertura mentale. In effetti queste lezioni aprono i miei orizzonti, in effetti li espandono. Sicuramente non sono tutte quante in grado di cogliermi nel profondo, però per la maggior parte possiamo dire che hanno avuto il loro effetto. Coinvolta da questo metodo interdisciplinare di affrontare un tema d'attualità? Sì. Sì, molto, indubbiamente è molto, tutto molto interessante e sì. La possibilità di poter visionare anche tematiche molto vicine di quotidianità come l'alimentazione appena conclusa è una grande possibilità perché ti permette di comprendere, ed alla fine secondo me è uno dei punti di forza della scuola di orientamento, di poter comprendere come discipline, argomenti, materie che riterresti di minore portata o comunque a te più distanti e distaccate possono invece coinvolgerti in maniera abbastanza potente. Beh, di sicuro è molto utile per capire diversi approcci di diverse materie allo stesso argomento. Può essere molto chiaro anche capire cosa più ti interessa rispetto alle varie materie. È una cosa nuova che non avevo mai fatto al liceo, non è così ampia la proposta che ti offrono, quindi direi che è una cosa nuova che mi piace, sono molto soddisfatta di questo.
E poi c'è la ricerca. Oggi i laboratori ci portano nel cuore di alcune delle attività che si svolgono allo IUS. Where is my mind? Dov'è la mia mente? Leggiamo nel titolo di questo primo gruppo. Si parla di mente estesa, un concetto, ci dicono i ricercatori, emerso alla fine degli anni 90. Si tratta dell'idea che le proprietà mentali non si limitino al cranio, ma si estendano a artefatti tecnologici come gli smartphone, i computer, artefatti che fanno parte della nostra vita quotidiana, che svolgono una serie di funzioni, direi, cruciali, dall'orientamento all'immagazzinazione di informazioni e altro. Insomma. Voi fate ricerca su questo tema? Anche, sì, anche, non solo su questo, ma anche in generale si tratta di temi che oggi in filosofia della mente sono molto discussi, c'è un'ampia letteratura e hanno una rilevanza, direi, abbastanza importante. Perché è utile per l'orientamento universitario di questi ragazzi? Beh, per due motivi. Anzitutto perché, come dicevo, sono temi di cui si parla molto oggi. Si discute molto e appunto c'è un dibattito che è molto vivo. E poi perché si tratta di temi che possono avere dei risvolti pratici importanti, anche clinici alle volte. Per studiare il cervello la realtà virtuale si combina con l'elettroencefalogramma e fa aumentare le conoscenze. Eccone una prova. Abbiamo praticamente proiettato una realtà virtuale immersiva mentre abbiamo misurato l'attività corticale del loro cervello, quindi abbiamo messo una cuffia che misura appunto come elettroencefalogramma l'attività elettrica corticale, mentre loro erano immersi in uno spazio di realtà virtuale tramite un visore. In pratica voi registrate le reazioni ad un certo tipo di immagine che viene proiettata? Esatto, noi misuriamo delle reazioni a degli stimoli, quindi vediamo come il cervello risponde quando proiettiamo un determinato stimolo. Quindi che aree cerebrali si attivano, con che timing temporale si attivano. Questi ragazzi si stanno attivando le aree cerebrali per la scelta dell'università. Esatto, speriamo. No, in realtà comunque la presentazione che abbiamo fatta è stata più come un gioco, nel senso per rendere più accessibile quello che viene fatto nel nostro laboratorio di neuroscienze, perché poi ovviamente sono cose un po' più complicate. Però sì, nel senso, diciamo che l'attività che abbiamo registrato era comunque attività corticale, tutto come lo facciamo di solito. Il mio sensore, quanto di quello spettro elettromagnetico mi sta... Infine, ed è un tema molto legato anche ai disastri di questi giorni, alla siccità, alla deforestazione, c'è l'esplorazione della Terra dall'alto, dallo spazio, e da lì si vede tutto meglio con precisione. Dal telerilevamento, se facciamo riferimento all'ambito agricolo, per esempio forestale, ci consente di valutare per esempio le condizioni delle foreste, dell'agricoltura, e quindi ci caliamo in ambito agricolo, poter ottimizzare per esempio la quantità di acqua necessaria appunto per l'irrigazione delle colture, la quantità appunto di fertilizzanti da poter utilizzare. Questo ci consente quindi sia un risparmio dal punto di vista idrico per rendere più sostenibilità per esempio il settore agricolo, e al tempo stesso controllare l'utilizzo dei fertilizzanti ci permette di aumentare la qualità dell'acqua. E in ambito forestale ovviamente sappiamo l'utilità delle foreste, quindi comprendere l'espansione o la regressione delle foreste ci può permettere di comprendere anche il servizio che ci può fornire una foresta, per esempio nel sequestro e nello stoccaggio del carbonio. Penso che comunque sia innovativo, soprattutto in ambito appunto biologico, geologico, e questo diciamo è il futuro essenzialmente, perché permette di ridurre i rilievi sul campo e sfruttare appunto le immagini satellitari che ti danno una visione più globale e a portata di mano e di tutti. Una presenza costante in questi giorni è quella degli allievi della scuola IUS e delle altre scuole universitarie superiori che organizzano insieme il percorso di orientamento normale Sant'Anna di Pisa. A chi studia qui allo IUS chiediamo di valutare la propria esperienza. Quello che fa lo IUS è offrirti comunque numerosi stimoli per poter approfondire le materie universitarie, per cui dandoti la possibilità sia di affrontare tematiche legate all'attualità, sia tematiche con un taglio trasversale che ti permettono di affrontare degli argomenti che normalmente non verrebbero trattati. Cosa sta dando questa esperienza di studio e di ricerca alla scuola IUS? Sicuramente un'ottima opportunità per approfondire il proprio ambito di studio e di ricerca, quindi
approfondire molto l'aspetto universitario e stringere un ottimo legame anche con i professori, in modo tale da costruire un rapporto che perduri anche oltre l'università, con ad esempio un'opportunità di un dottorato o di ricerche, comunque pubblicazioni insieme. Ed è sicuramente un ottimo network e un'ottima opportunità per sviluppare l'interdisciplinarietà e quindi approfondire anche altri aspetti nonostante il proprio ambito di studi. Questa esperienza allo IUS mi sta dando una formazione che è un taglio un po' diverso e che cerca di aprire verso degli argomenti che magari un percorso universitario classico non riesce a toccare, insomma. È molto interdisciplinare come formazione, quindi sì, permette di studiare materie molto particolari, magari che appunto non si conoscono, e comunque di aprirsi a vari ambiti, anche di tipo diverso, scientifico, umanistico, quindi sì, è molto globale come formazione.